Ben trovati da Giovanni Pinelli, siete in collegamento con la piscina enesima di Catania, perché appena iniziata la partita della settima giornata del campionato di Serie 2 Girone Sud, si affrontano da una parte Muri Antichi e dall'altra l'Arvaglia. Palla data davanti, attacco di Muri Antichi, la Beduina, il tiro, Emiliano Aiello porta in vantaggio Muri Antichi, si sblocca subito la situazione di questa partita. Attacco quindi dei Muri Antichi, che giocano ancora, non trovano uno sbocco per andare verso la porta avversaria. Vediamo adesso, ci sarà il tiro e la palla entra. Federico Calarco porta sul 2-0 i Muri Antichi, che già raddoppiano. Inizio di gara veemente, palla in mezzo, vediamo se c'è spazio per andare in porta. Il rigore, rigore conquistato dall'Arvaglia. Luca Fiorillo, l'Arvaglia accorcia le distanze, 2-1, nuovo punteggio. Vediamo però i Muri Antichi che vanno in attacco, cercano lo spazio in mezzo, non può arrivare la palla a centroboa. Il fallo commesso da parte dei romani. Attacca ancora dei catanesi, che cercano di andare verso la porta avversaria. Il fallo è chiamato all'espulsione per l'Arvaglia, quindi power play per i Muri Antichi. Il tiro e la rete di Patrick Falla, 3-1, ha segnato l'americano. Il rilancio lungo, vediamo se c'è lo spazio anche per andare verso la porta immediatamente. Non è così, così a 3-4 uomini su in prima linea. Palla Beduina, il tiro, Dani Safko, 4-1, anche lui in Beduina, protagonista. Palla in mezzo, c'è spazio e rigore, alto rigore per l'Arvaglia. Luca Fiorillo, ancora a segno, 2-2. Vediamo che cerca di entrare lo sbocco. Il tiro, riesce Washburn in qualche modo a salvare la porta della faglia. Il tiro finisce fuori, grande conclusione, e Washburn ci ha messo la punta delle dita, l'ha spedita in angolo. Palla data dietro, ancora Muri Antichi in attacco, la faglia in attacco. Il tiro e Valerio Spirazio trova un super gol. Vede sempre i romani sotto già da tutto l'inizio match, c'è lo spazio poi in più, il tiro, Ludovico Sacco, 5-4, partita ricca di gol fino a questo momento. Vediamo il tiro, Aurelio Sheba segna il gol del 6-4, l'esultanza del pubblico della piscina enesima. Arvaglia in attacco, il tiro, William Devena, però c'è stata una chiara papera da parte del portiere dei Muri Antichi. Cambia il punteggio nuovamente, 6-5 la situazione quando è trascorso poco più di un minuto, mancano 3 secondi, si gioca ancora la palla verso posizione 5, la palla in mezzo, Gabriele Paratore, rete dei Muri Antichi, 7-5 la situazione, torna più 2, palleggia il pallone l'Arvaglia che poi va verso sinistra. Palla allargata e poi il tiro e Angelo Mazzi va a segno, Spartacus, 7-6, lo spazio, il tiro fuori, anche i Muri Antichi si mangiano un gol, falli in attacco e ripartenza, il tifa Muri Antichi dice che il tifa Arvaglia, anche che c'è lo spazio, il tiro, Filippo Re, il pareggio dell'Arvaglia, il primo nel corso di questa partita. Attaccano i Muri Antichi, vediamo che c'è lo spazio, la palla, bella Aurelio Sheba, segna e fai saltare, fa impazzire il pubblico della enesima. Palla giocata, qui c'è spazio, il tiro, respinge William Washburn, quindi attacco da parte dei padroni di casa. Un altro fallo, un'altra espulsione, è stato espulso Sacco tra le fila dell'Arvaglia. Occhio il tiro, Patrick Fellner, rete dei Muri Antichi, schermaglia in acqua nel frattempo. Ancora il palleggio, vedete in pressing quelli dell'Arvaglia, però lasciamo spazio qui sulla destra, palla in mezzo, Filippo Re, la posizione centrale, stantuffa la porta avversaria. Manca un minuto e pochissimo al termine di questa partita. Andare avanti in due chiuderebbe qualsiasi gioco. Si gioca la posizione del mancino, lo spazio, la palla in mezzo, Gabriele Paratore, è lui che chiude questa partita dal perimetro, ha segnato Gabriele Paratore,
la rete degli AC8. 2-1 e alla piscina enesima è finita. I Muri Antichi battono Narvaglia per 10-8. Grazie mille per l'attenzione. Un saluto da Giovanni Minfinelli.